Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi parliamo di Phil. Oggi vi voglio parlare di un super Phil di Jacopo Volpe, che è un batterista pazzesco che sta suonando tantissimo. In questo momento sta suonando con Salmo. Come qualcuno avrà visto nelle storie di Instagram, probabilmente, dove faccio vedere un po' di cose che faccio, parlo dei video e dico cosa ascolto, chi mi segue avrà visto che soprattutto quest'estate ho incominciato a sentire molto Salmo, anche se non sono solito ascoltare tanto quel genere. Ma gli ultimi due dischi di Salmo, credo siano gli ultimi due, che sono Playlist e Elvis Back, la versione live, li ho ascoltati veramente tanto. Tra l'altro ve li lascio tutti e due qui sotto in descrizione, se volete andarli a sentire andate a sentirli. Il secondo album che vi ho detto, cioè Elvis Back versione live, perché ce ne sono due versioni: una versione in studio, quella rossa, una versione live, quella nera. In tutto quest'album live c'è Jacopo Volpe alla batteria, che devo dire mi ha veramente stupito come batterista e mi è piaciuto proprio tanto per il suo modo di suonare, per quello che fa, per i suoni che ha e per come arrangia i pezzi, perché quello che suona live non è la stessa cosa dell'album in studio, quindi fa molte cose diverse e tantissime sono delle figate. Tra cui uno di questi pezzi, che è il primo pezzo live, il pezzo con cui Salmo incomincia live, si chiama Mike Taser. E in questo brano c'è un Phil che appena l'ho sentito mi è piaciuto tantissimo e ho voluto tirarmelo giù e capire cosa faceva in quel Phil. Quindi per prima cosa vi faccio però sentire Jacopo Volpe che suona questo Phil live. Adesso voglio spiegarvi perché questo film mi è piaciuto così tanto e perché ho deciso di dedicare addirittura un video proprio per questo film. Ve lo farò velocità normale, ve lo farò lento e poi vi dirò pian pianino come studiarlo. Non è un film che bisogna sentirlo e farlo subito, perché ovviamente non è possibile. Per aiutarvi ovviamente scriverò anche qui sotto, vi lascerò il PDF con il Phil trascritto. Quindi basta che ve lo scaricate, ce l'avete direttamente lì, già scritto, tutto a posto, perfetto. Quindi scaricate il PDF con il Phil. Allora, quindi, il Phil che avete sentito è Jacopo Volpe. Perché è così bello? Perché mi piace così tanto? Per vari motivi. In primis è molto molto musicale, perché ci sta alla grande con la canzone, ci sta alla grande col tipo di canzone, col genere della canzone. E poi più che altro ritmicamente è molto interessante, perché non è il solito Phil da figo, diciamo, che è tutto uguale, dove si fanno i linear, cioè gli incastri tra rullante e cassa, ma tutto uguale, tutto a 32esimi, tutto a 16esimi, veloce e basta. Questo ritmicamente è molto bello perché va a incastrare 16esimi e 32esimi. E una cosa molto molto importante di questo Phil, che lo caratterizza, che lo rende speciale, diciamo, è il fatto che questo Phil comincia sul 3 della battuta, quindi 1, 2, 3, e fin qui, diciamo, vabbè, ci sono tanti Phil che cominciano sul 3, basta pensare a tutti questi film molto molto semplici cominciano sul 3, ma la particolarità di questo passaggio è che comincia sul 3, ma non è solo un passaggino corto di due quarti, dura una battuta e mezza, quindi parte dal 3, finisce la battuta, comincia anche la battuta dopo il passaggio fino al 4 in levare di ottavo. Quindi il film è molto particolare perché non chiude sull'1 normale, cioè non abbiamo il crash finale sull'1 normale come abbiamo di solito nei passaggi, ma avremo un crash con la cassa come di solito sul 4 in levare di ottavo. 4 in levare di ottavo significa 1, 2, 3, 4, pam. Vi faccio sentire il Phil e poi ve lo faccio più lentamente. Ah, ovviamente tengo il Charleston per l'1 e il 2, che il passaggio non è ancora cominciato, e poi comincio il passaggio sul 3. 1, 2. Adesso ve lo faccio sentire anche mettendo qualche ritmo prima e dopo, così almeno rendo meglio l'idea. Provo a fare un ritmo più o meno come quello di Jacopo. 3, 4. Ora che avete capito come funziona il passaggio, ve lo faccio sentire un pochettino più lento. La prima parte del passaggio è tutta a 16esimi, è un linear, quindi non abbiamo mai unisoni, abbiamo tutti i colpi singoli, ma sono incastri tra mani e piedi.
Vi consiglio prima di tutto di fare prima questa parte. Incominciate facendo solo questa parte come ho fatto io adesso e pian pianino cercate di tirarla su di velocità. Pensate sempre, mi raccomando, prima alla qualità e poi alla velocità. La seconda parte invece parte proprio dall'ultimo timpano che ho suonato di qua. Sarà un insieme di sedicesimi e trentaduesimi e andremo a finire con la mano sinistra sul crash. Occhio che non è sull'uno ma il finale è anticipato in pratica. Se non è tutto chiaro e avete bisogno di sapere colpo per colpo, perché ovviamente è anche giusto sapere colpo per colpo, mi raccomando andate a scaricare il PDF, ve l'ho già detto prima ma ve lo ridico. Scaricate il PDF qui sotto dove ci sono proprio scritte le note su pentagramma per capire bene tutto quello che sto suonando e quello che in realtà non sto suonando io ma ha suonato Jacopo live. Mi raccomando, quando lo suonate non cercate di farlo subito velocissimo. Tante volte è più difficile riuscire a farlo lento con la consapevolezza e con il controllo giusto che farlo velocissimo. Quindi cercate anche di farlo tipo... Facciamocela ancora una volta veloce invece. Il video può finire qua, spero di esservi stato utile, spero che questo film vi sia piaciuto, spero di averlo fatto abbastanza bene, spero di averlo trascritto giusto, se qualcuno capisce che c'è qualche errore mi raccomando scrivetemelo qui sotto nei commenti, qui sotto nei commenti scrivetemi anche cosa ne pensate di questo video, se vi piacciono video in cui vi spiego dei film, dei groove eccetera eccetera. Poi una cosa importante è questa, prendete questo film, fatevi questo film e studiatevelo a memoria, ma poi non fermatevi lì, nel senso la cosa importante è di studiare i film e poi cercare di modificarli in qualche modo e renderli propri, non è che non possiamo farlo anche noi, però cerchiamo di tirar fuori la nostra musicalità, prendiamo questo feel, cerchiamo di fargli qualche modifica, prendiamo le cose che ci piacciono di più di questo feel e copiamole facendole in modo diverso, però creiamoci dei feel nostri. Io con questo la finisco qua veramente, vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanellina come al solito se volete rimanere aggiornati sui video eccetera eccetera, mi ricordo perché me lo dimentico, vi ricordo di seguirmi anche sui miei social Instagram e Facebook e noi ci vediamo al prossimo video, ciao.